al servizio del prossimo. Si è conclusa nei giorni scorsi la bella esperienza del volontariato civile svolta alla Spezia nei servizi Caritas durante le fasi dell'emergenza legata al Covid-19. Trovate in apertura della pagina spezzina di Avvenire di questa settimana il racconto di tanti ragazzi e ragazze che hanno partecipato appunto a questa esperienza. E a fianco un'altra notizia sempre legata alla pandemia in qualche modo, perché la pandemia fa riscoprire il patrono, questo è il titolo dell'articolo dedicato appunto ad una riflessione sul San Giuseppe, diverso dal solito di quest'anno, così come quello dell'anno scorso, senza bancarelle e senza molti degli appuntamenti che erano ormai tradizionali. Un San Giuseppe, unica nota positiva è stata quella che ha fatto riscoprire il lato della festività legata alle celebrazioni religiose. E a centropagina altre celebrazioni, quelle del Vescovo verso la Pasqua, trovate tutti gli appuntamenti. E ancora un leone a bocca di magra, è il premio vinto alla Biennale di Venezia dai piccoli alunni della scuola dell'infanzia. A fondo pagina purtroppo due lutti, ricordo di due persone che ci hanno lasciato. A soli 51 anni se n'è andato Alessandro Barattocci, in lutto in particolare la comunità di Gaggiola. E poi il ricordo di Giuliano Giuffré che si è spento a 91 anni, è stato dirigente giovanile e fondatore del primo circolo spezzino intitolato Adon Milani. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire.